ingredienti per una persona per uovo in crosta di fioretto di mais. Un uovo, io asparagi, un cucchiaio di castelmagno. Una fetta di guanciale, una tazza di fioretto di mais. Olio evo, olio di girasole per frittura, sale e pepe. Preparazione per uovo in crosta di fioretto di mais. Uova in crosta di fioretto di mais. Cuocete l'uovo in acqua a 75 per 11 minuti. Lasciatelo raffreddare, e poi rompetelo come se fosse un uovo fresco. Scottate gli asparagi e, tenute tre punte da parte, frullate i rimanenti con un po' di olio evo, aggiustando di sale e pepe e ottenendo una crema densa. Mettete sul fuoco un pentolino con l'olio da frittura, fate scaldare, e ponetevi la fetta di guanciale finché non diventerà croccante. Levatela e nel frattempo impanate l'uovo con delicatezza nel fioretto di mais e poi friggetelo finché sarà dorato da tutte le parti. Disponete la crema di asparagi nel piatto, ponete sopra l'uovo croccante, la fetta di guanciale croccante e decorate con le punte di asparagi e il castelmagno sbriciolato.